che è una sigaretta? Fabrizio Corona, Cremona, cosa si prova a stare in mezzo a tutti questi giovani? Sì. Emozione. Signori, ci siamo per davvero! Ho appreso della notizia di Corona Cremona dal web, o meglio, un lettore di Dago Spia ci ha inviato un link che appunto parlava, quello del vostro giornale, della serata di, della, quindi della provincia di Cremona, della serata in discoteca di Corona. La prima cosa che mi è saltata all'occhio è stata appunto la conta dei soldi prima di entrare in discoteca e ho pensato, o avrà fatto un bancomat qualche minuto prima, li stava contando, o aveva dei soldi nel portafoglio che stava, aveva necessità di vedere quanti fossero e se fossero nella giusta quantità, o cosa più probabile, ma non è certo dimostrabile dal firmato, ma conoscendo Corona la cosa più probabile era quella, era probabilmente il cachet della serata e quindi si stava presumibilmente accertando che la cifra fosse corretta. Ho evidentemente notato la spocchia classica di Fabrizio nella relazione con la gente che era lì a guardarlo, insomma ad andarlo ad acclamare, e quel suo atteggiamento sempre molto distaccato, a tratti fastidioso, visto che si è pagato per fare questo lavoro. E la cosa che non mi ha, come dire, sorpreso, perché è un suo classico, il fatto che si sia messo a contare dei soldi davanti a favore di telecamere con i flash puntati, quasi a dimostrare con la solita prosopopea arroganza che il denaro è il principale dei suoi valori. Ripeto, tutto questo non è un reato, soprattutto se evidentemente è stato regolarmente pagato con fattura dalla discoteca, è una questione del fatto che probabilmente questo percorso riabilitativo, da lui stesso ammesso peraltro, non lo ha cambiato. Lui stesso ha detto: io non sono cambiato. Io posso aggiungere, secondo me è peggiorato, nel senso che dopo che uno ha vissuto l'esperienza del carcere per i reati che ha commesso, perché peraltro la magistratura lo ha condannato, dovrebbe quantomeno, almeno apparentemente, in situazioni pubbliche, dare un'immagine un po' diversa, ma ognuno nella vita fa quel che vuole e quindi Corona fa quel che vuole anche lui. Quello che mi lascia riflettere è soprattutto il fatto che per molti ragazzi sia un mito, venga considerato un modello di riferimento da loro e addirittura dai genitori, ma la bellezza della vita e anche la diversità di pareri e di opinioni, per cui io esprimo il mio e vi faccio i complimenti al vostro giornale per aver colto in quelle immagini più notizie.